Ciao a tutti ragazzi, benvenuti, sono Mattia Marazzi, siamo qui a Warframe, finalmente, finalmente, bene sì, lo vedete voi stessi con i vostri stessi occhi che avete voi stesso, abbiamo Necrox Prime, finalmente ragazzi, dal primo giorno di gioco che avevo adocchiato questo bel personaggione e finalmente ce l'ho fatta, dopo ben quasi 300 ore di gioco che nonostante il mio essere imbranato ho già 300 ore di gioco, però finalmente ce l'ho fatta, guardate qua che bellezza, bello, bello, e non ho fatto ne non sono nemmeno passato da Necros normale, sono andato subito al Prime, che era quello che volevo, ed è molto bello, andiamo a vedere il potenziamento, anzi andiamo prima a vedere le abilità sue che mi interessano. Soul Punch, un colpo così potente che trasforma le anime dei nemici in proiettili mortali che causano danni a qualsiasi cosa trovino nella loro traiettoria. Io questo solitamente non lo uso. Boh, io non lo trovo così utile. Terrify, colma di terrore l'animo dei tuoi nemici facendoli scappare in preda al panico. Questo è utile perché è ad area. E quando ti trovi praticamente sperduto con 300 nemici addosso è utile perché comunque scappano e al limite o li attacchi oppure ti salvi la buccia. Ecco, il succo del discorso è quello, la buccia. Poi abbiamo Desecrate, forza i nemici caduti attorno a te a rilasciare ulteriori materiali. Questo io no, non so, non so. Perché bisogna vedere risorse extra 42%. Però bisogna vedere cosa ti dà, perché 42% se te mi dai banalità, me ne dai un po' di più, non è che mi serve granché. E questo costa solo 10 per attivarlo, però poi va a consumo nel tempo, cioè ovvero più tempo tenete attivato più consuma. Quindi alla fine non lo so quanto convenga. E poi quello veramente utile che è la Nemesi di Necros, che è Shadow of the Dead, che praticamente evoca le ombre dei nemici precedentemente uccisi per farli combattere dal tuo fianco per un breve periodo di tempo. Ed è quello che a me attira di Necros. Nemici afflitti 5-6, credo che non riesuma mai di più di 5-6 nemici. E poi vabbè, moltiplicatore danno salute scudo. Poi potenziamento, io al momento gli ho messo Steel Charge che è più 60% di danno corpo a corpo, che io al 90% uso le armi da corpo a corpo, 440 di capienza scudo, io questo lo metto su tutto. Poi sto tentando di mettere queste nuove carte che troviamo al villaggio, il Cetus, lo chiamo il villaggio. Agura Cord, 150% di capienza scudo che è ottimo e credo che bonus 1-6 l'altra volta se vi ricordate non avevo capito che cos'era, in realtà è semplice, se voi avete 6 carte con lo stesso 6 mod, scusate, li chiamo carte mod, dai, le carte mod con lo stesso simbolino praticamente attivate anche il secondo bonus, ma lo attivate di tutte le altre mod. Perché ogni mod ha sia la prima abilità, per esempio questa ripristina energia pari al 45% del danno ricevuto alla salute, e se avete tutte e sei le carte mod, daje, i compagni infliggono 25% di danno ai nemici inflitti dall'effetto taglio, quindi anche una secondaria che sarebbe quasi come una primaria, perché mi sembra quasi più forte. E questo vale per ogni, vedete, questo è un simbolino e questo un altro. Io le sto provando così per sfizio, il problema è che non ne ho altre e ce ne sono veramente tante. E il problema è che le missioni scadono perché hanno un tempo di scadenza, non riesco a farle tutte. Anche perché, ragazzi, sono stato dietro a Necros e sono stato dietro anche a fare la Broken War che la troviamo nel secondo sogno. Adesso non so se avrò già postato il gameplay del secondo sogno perché preferisco fare prima il Cetus che è un evento e poi dopo riprendere il secondo sogno che l'avevo lasciato dove avevamo fatto solamente la prima missione, quindi la spada la vedete perché la devo utilizzare, quindi la vedete all'opera, però non voglio anticiparvi niente del resto. Ma noi oggi non andremo a fare niente di tutto ciò, andremo a fare le missioni del Cetus.
con Necros, così testiamo anche Necros, anche se Necros non sarebbe proprio il termine, come dire, specifico per fare queste missioni, perché il nostro caro amico ha dei bei pregi, il quale essere forse uno dei tenno più fico esteticamente, ma perché non so più parlare? Non lo so. Esteticamente parlando, è semplice, ma ha dei bei difetti. Il primo suo difetto, lo vedete, che è lentissimo, ma veramente lentissimo, e questo mi dà veramente noia, perché ho scoperto utilizzando Nezza e rendendolo, potenziandolo, ho scoperto che è il mio tenno preferito, perché oltre ad essere iper veloce, poi magari faremo un altro gameplay su Nezza, perché ne abbiamo già fatto uno, ma bello. Questa è, se non mi sbaglio, è Sarin, quella. Se non mi sbaglio, perché quei nomi, ragazzi, non mi ricordo quelli reali, figuriamoci quelli di gioco. È che è il tenno del veleno. Something. Bella Heavy hitter bianca, like questa. you needs a little snack, eh? Allora, reputazione. No, reputazione mi manca della roba, perché ho 5.000, però mi We manca. Ah Ostrons would be no, c'ho honored to tutto. accept your Vai. sacrifice. Kanung, we got trouble. Ok. Not normal Il gratuitous sacrificio è battle completato e ho either. ottenuto un nuovo Something titolo. nastier. Straniero. The Unum Straniero ero smiles prima, upon ora you, sono Sora. Ostrom. Sono Strom. Okay, esteemed friend. Vabbè, io tra straniero e Ostrom preferivo essere straniero, perché Ostrom mi sembra un po' una cosa brutta. Io non ho niente, ti ho dato tutto, avevo 5.000, li ho usati per passare a Ostrom. Cosa devo comprare? Ah no, posso scegliere? Schema, Lega, la Lega! Di coprite, colpite. Ragazzi, non so parlare, non so leggere, vi devo dire che ci sta a fare io qua. Allora, ho notato, vi ricordate la volta scorsa c'erano missioni differenti, ho notato che il tempo rimanente non era la conclusione dell'evento, ma semplicemente delle missioni. E quindi, ragazzi, adesso devo lasciar perdere tutto e mi devo veramente darci dentro con queste missioni qua, perché scadono. E sarà un problema anche per i gameplay, perché io non posso postare. Il mio canale non è un canale unicamente di Warframe, io dovrei postare molto rapidamente i gameplay fatti sulle missioni per restare aggiornato rispetto alle missioni che ci sono nel gioco. Il problema non lo posso fare perché ho anche altri giochi da portare e quindi è un po' un casino, è un po' un casino. Quindi io direi di non fare le missioni in ordine, perché tanto non ce la facciamo. Cerchiamo di fare quelle più interessanti. Ok, ragazzi, c'è un livello Messier 13 insieme a noi, non sono da solo. E lascerò fare Il quasi drone tutto è a lui, nearby. perché io Find it purtroppo and hack it. non sono molto in grado. Guardali, se ne vanno. E la madosca, con un colpo solo. Oh. Yeah, animare. Ma non va di fede, non c'è nessuno? Ci capisce, bravo, guarda questi, guarda questi. Animare che sono tanto. Vabbè, tanto più di quelli non hanno, però. E questo? Via.
Ragazzi, mi date mano? Meno male non ho fatto quell'altro che volevo fare, perché sennò mi ero cazzo di fatto da 2 ore. Ok, ma è l'abilità... l'abilità del tempo. Ragazzi, ma difendete però, eh! State difendendo una secchia! Io ce la sto mettendo tutta, una volta tanta che mi impegno, me la sto mettendo tutta! Dai, oh. Ma quanti sono? Ma che delirio è? Non è normale sta roba. Che è ninja? Che sono questo? Non è una cosa normale. Minchia, sono a terra loro, io no? Giusto. Dov'è? Il giramento è... Con Necros è un casino. Dai che ce la vanno. Ce l'abbiamo fatta? Io direi che andiamo via. Andiamo via di corsa anche. Ragazzi, vabbè che sono missioni... Quella Modosca, che è successo? Oh, ho messo il turbo? Sembra bene Necros per versione Ben Hills. Ok, finito. Ha finito la benza. Quanti sono? Non mi frega, dai. Tiriamoli su. Rianimiamo. Io non voglio lasciare. Dov'è? Guarda questo dietro l'albero. Take that supply beacon and I will call in the drop. Ma che cazzo, nave? Non gli farò mai niente. E la Modosca con un colpo solo. Lavori. E chi lo sapeva che eravate questi qua? Dai, grande Necro, però è troppo bello. Questa abilità qui è troppo fantastica. Dov'è? Oh, allora ho fatto tutto. Oh, me ne ha dato un'altra. Bene, non ce l'avevo questa. L'avevo segato in 2. Non più so. Non c'era nessuno? Vai, abbiamo fatto la missione. Ecco, un tenno così veloce mi piacerebbe. Quindi, andiamo? Ok ragazzi, abbiamo preso Brighton
Engis più 7,5 d'armatura. 15 qualità di critico aumenta con il moltiplicatore combo. Queste sono già carte che avevamo. Poi mi ha dato 2000 crediti, 200 endo, questo certo su Wisp che bisogna vedere a cosa serve. Questi sono i radite e Maprico, sono elementi che servono poi credo qui dentro nel villaggio. Un orodo e vabbè altri materiali random. Cioè praticamente l'unica cosa utile è la carta, appunto, che poi pure bronzo. Me l'avesse data magari anche d'argento sarebbe stato meglio. Quindi oh, ragazzi, direi di salutarvi. Per il momento è tutto, come sempre iscrivetevi al canale, commentate, lasciate like e ci vediamo alla prossima. Ciao belli!